Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova serata della Casa della Psicologia, una serata straordinaria dedicata questa volta naturalmente all'emergenza ucraina e, come l'abbiamo intitolato, Voci dall'intervento umanitario, perché è proprio lo scopo della serata quella di dare voce e rappresentazione a quello che sta succedendo a livello di intervento a favore evidentemente della popolazione ucraina. La prima novità che vedete questa sera è che è con noi Arianna Cattalini, traduttrice della lingua dei segni, a beneficio evidentemente delle persone che non possono sentirci. Allora, colgo l'occasione, proprio perché c'è la sua presenza, di fare presente a chi volesse appunto vederla meglio che quando condivideremo slide o filmati sarà possibile regolare la dimensione delle immagini condivise o del filmato condiviso aumentando la grandezza della webcam. Credo che basta che cerchiate con il cursore del mouse di trovare nel punto, diciamo, che divide le webcam dalle slide o dal video proiettato, ecco, troverete un punto nel quale vi segnala che è possibile, appunto, cliccando e spostando, è possibile ridurre le dimensioni relative delle finestre, diciamo, appunto, dei filmati e delle slide. Ecco, questo perché possiate vedere meglio, perché tutti possano seguire al meglio l'evento di questa sera. Notizie, diciamo, piccole note che vi do prima di entrare un po' nel merito della serata. Come sempre, la chat contrassegnata da un punto di domanda che trovate, credo, alla vostra destra per chi partecipa, è uno strumento di comunicazione con noi, sia per confermare che tutto funziona al meglio, ma anche naturalmente per fare domande ai relatori, cosa che sicuramente sarà più facile possibile verso, dire, la fine dell'evento, dopo che ciascuno di loro avrà fatto un intervento individuale di presentazione delle attività, delle realtà alle quali appartengono. E quindi questo è un modo per intervenire. Volendo, io posso anche dare proprio la voce, qualora qualcuno volesse fare una domanda, appunto, utilizzando la propria voce. C'è modo di alzare una mano, c'è cioè un pulsantino con la mano, voi potete cliccarlo, io eventualmente lo vedo all'interno della lista dei partecipanti. Questo mi permette poi di attivarvi il microfono e quindi permettere a voi di parlare e di fare direttamente la vostra domanda. Ora, il senso dell'evento di questa sera credo che forse non necessiti di spiegazioni. Stasera siamo alla Casa della Psicologia, anche se virtualmente. Ci sarebbero, io credo, mille temi di tipo psicologico da trattare relativamente alla guerra. Il primo e forse più evidente è proprio quello dell'intervento umanitario, degli interventi di psicologia dell'emergenza, degli interventi psicosociali in contesti di questo tipo. Credo poi ce ne sarebbero veramente mille altri da pensare e da condividere. In primis mi viene in mente tutto l'aspetto un po' polemico che è emerso negli ultimi giorni rispetto al fatto che è evidente che questa situazione, questo scenario bellico, noi lo percepiamo spesso con più intensità di quanto magari non facciamo rispetto ad altri che sono pur attivi nel mondo, ma che magari per vari motivi, sia di distanza proprio in termini di chilometri, ma anche banalmente culturali o di quanto noi percepiamo la vicinanza, ecco, ai quali abbiamo, diciamo, dedicato meno attenzione, no? Ed è una cosa sicuramente sulla quale le posizioni si dividono e ci sarebbe da riflettere, così come altri temi sicuramente ci colpiscono, sono anche il perdurare di questo stato di incertezza che dopo il Covid ci ha, diciamo, introdotto a un altro cambiamento così molto radicale della nostra stabilità, almeno quella che noi abbiamo
sempre percepito come tale. Però appunto questa sera siamo qui per un po' per riflettere insieme, per assolvere, io credo, a uno dei compiti che la Casa della Psicologia si è sempre dato, che è quello di essere un po' un punto di riferimento per una riflessione collettiva e per la condivisione del pensiero e l'incontro tra le persone. Quando c'è qualcosa che ci fa sentire minacciati, che ci fa in qualche modo sentire più incerti, sicuramente trovarsi, parlarne, condividere, sentire, diciamo, che non siamo soli, è una delle cose, io credo, migliori da fare. Così come in questo caso ci sarà anche utile per capire che cosa succede, che cosa si sta facendo per aiutare, come possiamo eventualmente noi, anche se siamo distanti, essere utili, e magari come possiamo anche, come dire, agire e fare in modo che il nostro intervento sia effettivamente utile ed efficace, perché a volte, al di là delle buone intenzioni, magari possiamo fare delle cose che poi non raggiungono il loro scopo. Quindi questa sera avremo con noi persone che invece lavorano sul campo, che ci possono dire di che cosa c'è bisogno e come effettivamente si possa intervenire. Allora, andrei a presentarvi gli ospiti di questa sera che sono con noi. Allora, una prima nota la dedico alla giornalista Annalisa Camilli. È già stata nostra ospite in altre occasioni. In questo momento è in Ucraina. Sapevamo che c'era una possibilità, neanche troppo remota, che potesse non riuscire questa sera a partecipare. In questo caso è accaduto, nonostante lei ci abbia sempre detto che avrebbe fatto il possibile per esserci, ci ha spiegato, e poi Maria Silvana Patti, magari, che ha tenuto i contatti direttamente con lei, ve lo potrà dire meglio di me. Ecco, ci ha spiegato che questa sera ha cercato di spostarsi all'interno dell'Ucraina e che è stata fermata, e quindi in questo momento probabilmente le sarà impossibile partecipare all'evento. Abbiamo poi con noi, se dovesse, come dire, poi invece trovarsi nelle condizioni di connettersi, cercherà di farlo, ecco, però in questo caso non facciamo conto, ci rendiamo evidentemente conto che la situazione è particolarmente difficile. Abbiamo con noi Damiano Rizzi, che è psicologo e presidente della Fondazione Sole Terre, che si connette, se non ho capito male, dalla Polonia al confine con l'Ucraina, perché è proprio lì per Sole Terre. Ci spiegherà che cosa la Fondazione sta facendo in questo momento, che cosa faceva prima sul territorio ucraino. Abbiamo Sergio Malacrida, che è responsabile Est Europa per Caritas Ambrosiana, e quindi ci parlerà sia degli interventi che vengono fatti vicino all'Ucraina, ma anche delle cose di cui Caritas si sta occupando in questo momento, sempre relativamente ai profughi ucraini sul territorio italiano. Abbiamo Cosimo Verrusio, che è un project manager di Intersos e che è appena tornato, adesso non vorrei sbagliarmi, stavo per dire dalla Moldavia. Dalla Moldavia, sì, Ho esatto. detto giusto, benissimo, È perfetto. giusto. Buonasera. Ok, grazie. Allora, non l'ho detto, ma avrei dovuto in apertura che questa sera con noi avrebbe dovuto esserci Laura Parolin, la presidente dell'Ordine, che mi ha chiesto di portarvi i suoi saluti e che non è riuscita a essere con noi, perché purtroppo un impegno sull'ordine nazionale le ha impedito di essere presente, però è stata uno dei motori fondamentali di questa serata, per cui un ringraziamento e un saluto va sicuramente a lei. Do la parola adesso a Maria Silvana Patti, che immagino molti di voi, come dire, abbiano presente e conoscano. È stata con noi, intanto è un membro del Comitato Scientifico della Casa della Psicologia, ma è stata con noi nell'evento che abbiamo dedicato l'anno scorso al campo profughi di Lipa, ed era stata la promotrice del primo
evento che abbiamo fatto sul tema in generale dei migranti, che si intitolava Siamo tutti sulla stessa barca, che abbiamo fatto tra i primi eventi del 2020. Prego, Maria Silvana, Grazie buonasera. Davide, buonasera a tutti e buonasera a nome di tutto il comitato della casa del scientifico della casa della psicologia. Ecco, io non ho molto da aggiungere a quello che hai detto tu, essendo una serata, diciamo, straordinaria e intitolandosi Voci dell'intervento umanitario, penso che le voci giuste siano quelle dei nostri relatori, quindi ci sarebbe da aggiungere, da fare tante riflessioni rispetto a quello che tu hai detto, anche rispetto ai vari tipi di traumatizzazioni con i quali noi già ci troviamo ad avere a che fare e con i quali ci troveremo a che fare anche in futuro, però magari questo è un tema che possiamo poi riprendere anche nella seconda parte, insomma, del nostro incontro. Quindi nella nostra scaletta ideale, adesso vediamo se è così, noi avevamo pensato di dare la parola subito a Damiano Rizzi, che però ci ha raggiunto adesso, quindi se magari preferisce prendersi un po' di tempo e come vuoi. Ma come volete, come desiderate. Io mi scuso, sono appena entrato e da 2 giorni di tour al confine ucraino e abbiamo accolto questa sera 5 bambini che sono arrivati da Kiev. Noi stiamo facendo un'evacuazione medica dall'Ucraina verso diversi paesi del mondo, tra cui l'Italia. E abbiamo fatto una discesa con Bertolaso che sta seguendo una parte dei lavori. E come volete voi, io posso raccontarvi quello che stiamo facendo. Insomma, mi sembrava di capire che un po' era anche questo, no? Sì. Condividere un po' l'esperienza, quello che stanno facendo tante realtà presenti questa sera e altre sul campo. Per condividere un po' questo. Però, come dire, come desiderate, io posso prendere parola o anche lasciarla a seconda di come vi sembra meglio. Noi Ma avevamo l'idea. fatto questa scaletta anche perché pensavamo che tu, essendo, come dire, in collegamento, dalla Polonia, se nel caso avessi avuto dei problemi, almeno avresti avuto uno spazio immediatamente, però come vuoi. Allora, se volete posso un attimo dirvi, posso fare così, insomma, un intervento, magari non lungo, in maniera tale che poi parliamo un po' tutti quanti insieme. La prima cosa che mi piacerebbe condividere è che Fondazione Sole Terre da 19 anni lavora in Ucraina, quindi ha in questi anni, insomma, ha maturato la possibilità di intraprendere, molti contatti con una rete di persone che sono. Come dire, che vivono in tanti luoghi dell'Ucraina, soprattutto l'area di Kiev e l'area di Leopoli, che sono un po', come dire, oggi 2 città che hanno una fisionomia estremamente diversa rispetto a come anch'io le ho nella mente in tutti questi anni. E che cosa fa Fondazione Sole Terre? Lavora soprattutto all'interno di ospedali pubblici che si occupano di oncologia pediatrica, che per quanto riguarda anche l'Ucraina, Kiev è a 70 km in linea d'aria dalla centrale di Chernobyl. A me è capitato di stare 4 volte all'interno della centrale di Chernobyl, quindi lavorare con l'Accademia delle Scienze Ucraine per verificare le correlazioni poi tra le radiazioni, le leucemie, ma non solo, anche diverse altre patologie tumorali. In questi anni i tassi di sopravvivenza, quando abbiamo iniziato a lavorare in Ucraina, erano di circa il 55%. Il tema dell'oncologia pediatrica non era visto come un grande problema e noi abbiamo un po' sollevato il tema di poter aumentare questi tassi di sopravvivenza. Ricordo che in Europa, insomma nel mondo occidentale, parliamo dell'80-90%. È un Iniziato problema poco con poco a fare quel lavoro che si fa quando ci si.
Damiano, non so se ci senti, ogni tanto abbiamo qualche buco nella comunicazione. No, non ci sente, credo. Damiano, non ti sentiamo. Abbiamo Ci si può perso da un po'. sentire? Mm. Con l'istituto di tumori. Possiamo scrivere, sì. Ma... Ecco, ci ti abbiamo senti perso adesso? per Ah, un ecco. 30 secondi almeno. Ok. Dicevo, grazie alla collaborazione con diversi istituti che si occupano di oncologia pediatrica in Italia, a partire dall'Istituto dei Tumori di Milano, a San Matteo di Pavia, in cui io lavoro come psiconcologo. E, insomma, abbiamo fatto quel lavoro di cooperazione internazionale che 19 anni in Ucraina, ma anche in altri 20 ospedali del mondo, in pace e in guerra, ci ha visti creare una rete di relazioni umane. Ecco. Poi, per chi si occupa, io, insomma, faccio lo psiconcologo e quindi mi interessa molto anche lavorare con i bambini e capire come l'impatto della malattia oncologica, come dire, che tipo di impatto è nell'età evolutiva. Ci siamo ritrovati a partire dal 24 di febbraio con una situazione, parlo del 24 di febbraio adesso 2022, assolutamente inimmaginabile, per cui persone che già devono in qualche modo fare i conti con una patologia tumorale, si sono ritrovate la prima cosa che mi hanno detto, insomma, che abbiamo deciso insieme allo staff ucraino, è stata quella di trasferire i pazienti dalla home family di Sole Terre a Kiev, quindi dalla casa famiglia, dalla casa di accoglienza all'ospedale, perché lì c'è il rifugio antibombe. E devo dire che nella mia mente è successo proprio un cortocircuito, perché normalmente quando a Pavia, insomma, io entro nelle stanze dei pazienti oncologici, devo avere uno spazio mentale molto pulito, insomma, non posso entrare quando decido io, perché il paziente oncologico è un paziente estremamente fragile, gravemente immunodepresso, quindi non può stare ovunque, deve stare in una stanza protetta. Spesso i dettagli sono importanti. E quindi ho immaginato queste famiglie costrette a trasferirsi in un rifugio antibombe perché bombardavano Kiev. E abbiamo continuato a curare questi pazienti gravi, perché quelli meno gravi sono stati subito dimessi, e il lavoro che ho fatto oggi in questi centri è rintracciare i dimessi di cui abbiamo perso le tracce. E questi pazienti gravi, a partire dal 3 di marzo, sono stati evacuati da Kiev. Abbiamo aperto un corridoio umanitario non ufficiale e abbiamo evacuato l'oncologia pediatrica dell'Istituto Nazionale del Cancro di Kiev insieme allo staff medico. Hanno fatto 800 km in treno, in pullman e a piedi per raggiungere Resovia, dove sono io adesso, laddove con Regione Lombardia, Reu e dei donatori privati abbiamo organizzato dei voli per portare i pazienti in due IRCCS lombardi, San Matteo di Pavia e l'Istituto dei Tumori di Milano, poi subito a Varese, Brescia, Monza. E ad oggi sono oltre 30 i pazienti che sono stati trasferiti con piccoli voli. Con il St. Jude Children Hospital abbiamo elaborato un modello per cui i trasferimenti avvengono con piccoli voli, con psicologo a bordo e con ovviamente personale medico. E la cosa incredibile, io lavoro al quinto piano nella pediatria di Pavia, e al quarto piano ci sono ricoverati i pazienti che erano a Kiev, e ho la sensazione di, in qualche modo, di averli protetti. Forse è una sensazione un po' ingenua, me ne rendo conto, forse molto, così, molto immaginifica, illusoria, però ho la sensazione di aver protetto i miei pazienti in qualche modo, no? Nel senso che sappiamo che è importante prendersi cura dei nostri pazienti, e non avrei mai immaginato di dover
occuparmi del trasferimento di pazienti perché stavano sotto le bombe da Kiev e portarli poi a Pavia. E devo dire che non so perché ho una sensazione di averli messi al sicuro in qualche modo insieme ai miei colleghi, perché poi come sempre le attività si fanno sempre insieme, non è possibile fare nulla da soli. E questa operazione continua perché già la Lombardia è satura con 30 pazienti, perché il tema dell'accoglienza è un tema che deve vedere, soprattutto per questi pazienti, forse anche il fatto che sono delle famiglie che devono essere inserite nel contesto nazionale, dove ancora la normativa è lenta, no? La prefettura dice, vabbè, che ci vuole, le famiglie. Basta che vanno in questura e poi si registrano, no? Sono delle famiglie che scappano da una guerra, sono traumatizzate. La prima cosa che ci dicono è che hanno ancora là i papà perché stanno combattendo, hanno là dei fratelli, il nonno, la nonna, gli zii. Allora è importante poi cominciare a creare una speranza. Quelli più grandi, gli adolescenti, ci dicono grazie perché è giusto che un paziente oncologico sia in un ospedale a curarsi, non certo sotto le bombe. E questa è una parte del lavoro. Un'altra parte del lavoro è quella di portare farmaci. Abbiamo sin da subito aperto almeno due corridoi per trasferire farmaci prevalentemente chemioterapici, analgesici, antitumorali in Ucraina. Il primo posto è Leopoli, poi da Leopoli li riportiamo a Kiev perché al di là dell'oncologia pediatrica che abbiamo evacuato, c'è una neurochirurgia pediatrica in cui lavoriamo. Che ha pazienti intubati, quindi non ci stiamo chiedendo adesso in questi giorni con Moscatelli, che è il primario del Gaslini, terapia intensiva, che è qua con me qui sul confine, che senso ha trasferire dei pazienti che probabilmente non hanno grande speranza di vita, quindi stiamo ragionando su questo. Poi lavoriamo a Leopoli, appunto, che è diventato un centro che accoglie tantissimi pazienti, quindi ha circa 3 volte in più i pazienti che normalmente accoglie. Poi questa sera ci sono gli amici di Intersos, so che abbiamo avuto uno scambio positivissimo su Leopoli, che adesso ho parlato con Natalia Onipko, abbiamo condiviso anche l'ufficio nostro, quindi c'è una bellissima cooperazione di cui sono veramente felice e faremo tante altre belle cose insieme. Credo che poi insomma, queste situazioni drammatiche mostrano anche il lato più bello delle persone, no? È paradossale, ma è così. C'è un po' un'attività di emergenza in cui si deve fare, cioè chi sta agendo sta facendo il massimo possibile, credo. Ed è bello farlo insieme. E poi ci sono tanti altri progetti che stanno partendo sul fronte appunto polacco, poi chiuderei un po' qui per lasciare spazio agli altri. Oggi abbiamo parlato con il sindaco. Qui la gestione in Polonia dell'accoglienza è nelle mani dei sindaci, le persone vengono accolte in grandi centri commerciali, grandi o piccoli centri commerciali. Molto curioso vedere che i prodotti non ci sono più, ci sono dei corpi. Io ieri guardavo negli occhi le persone e vedevo le loro menti altrove, i loro occhi e le loro menti altrove. Ci sono dei corpi in attesa di essere spostati, bambini tantissimi, molti volontari che stanno organizzando attività ludico-ricreative, disegni, tantissime. Il più bello che mi è rimasto nella mente è qualcuno che ha disegnato una bandiera ucraina con scritto We will come back, oppure date spazio alla pace, cose di questo genere, o cuoricini con la bandiera ucraina e polacca. E noi apriremo adesso un centro medico di supporto psicologico all'interno di una grande area di uno di questi centri commerciali dove ci sono dei flussi di trasferimento molto grandi. Io ho incontrato il medico di Intersos che sta lavorando in un altro centro altrettanto grande, insomma, e stiamo condividendo, insomma, condividendo direi la ricerca scientifica, la pratica clinica, i protocolli terapeutici, quello che si fa di solito anche negli ospedali. Perché inizieremo a fare anche dei test per valutare il post-traumatic stress disorder, almeno 13 domini psichiatrici con le scale del DSM-5, per cercare anche di monitorare, fare degli assessment,
in questo momento anche chi sta lavorando non ha strumenti e quindi volevamo condividere strumenti di assessment, perché è normale, insomma, le persone sono di passaggio e quindi non c'è una presa in carico, però è importante fare un assessment e anche magari, non so se vi dico l'ultimo. Immaginate un grande centro commerciale con tante persone dove ci sono delle bandiere, quindi la bandiera spagnola, francese, italiana, le persone vengono un po' divise in base a dove andranno. E nei due che ho visto io, in quello di questa sera, l'Italia ha tutto uno spazio e quindi sono persone che poi verranno in Italia, quindi ha molto senso iniziare a fare degli assessment perché se si verifica il bisogno, insomma, di particolari attenzioni e cure, quando arrivano in Italia già sappiamo. Ed è un po' il lavoro che stiamo facendo anche con Bertolaso, che sapete, la Regione Lombardia ha creato questo comitato di emergenza, di cui fa parte Bertolaso, Areu, che è l'unità di emergenza di Regione Lombardia, e noi stiamo cercando di ragionare insieme anche alla dottoressa Parolin su come magari dare un supporto in Lombardia con la psicologia dell'emergenza e quant'altro, su tutte attività in divenire, però. Credo che presto qualcosa succederà. Spero di non aver parlato troppo, però insomma ci tenevo a condividere almeno a livello emotivo e così un po' narrativo le cose viste in questi giorni, quelle fatte in 19 anni, con un grande dolore, devo dirvi, perché il lavoro di 19 anni in questo momento sembra difficile da immaginare nel futuro. Molto difficile. Grazie Damiano, Grazie, assolutamente. grazie. Mi sembra che tu Volevo. abbia descritto bene, insomma, che ci abbia proiettato un po' all'interno di quello che tu hai visto, vedi e del lavoro che Sole Terre sta facendo, insomma. Poi Sì, mi io... veniva da aggiungere solo una cosa che magari possiamo anche riprendere dopo rispetto alla descrizione che tu facevi, anche rispetto, come dire, all'emergenza a tutto tondo, quindi anche all'emergenza di tipo psicologico che queste persone poi hanno e l'emergenza in cui si trovano. E poi magari se dopo ci puoi anche descrivere come viene fatto appunto l'intervento in emergenza da un punto di vista psicologico, soprattutto come dire, per queste persone che stanno subendo un trauma enorme che si assomma su un altro trauma altrettanto grande. Che poi, come dire, si dice sempre che la prima condizione per intervenire sul trauma è mettere le persone in sicurezza, e già questa mi sembra una cosa piuttosto ardua in questo momento. Ecco, quindi poi magari lo riprendiamo. Ecco, intanto diamo spazio a Sergio Malacrida, che invece ci descriverà il loro lavoro. Grazie, grazie Damiano. Difficile prendere la parola dopo questo racconto, ma il compito affidato è quello di raccontare un po' come si sta muovendo la rete Caritas, diciamo all'interno del contesto ucraino, dei paesi confinanti, naturalmente a Milano. Cercherò di farlo attraverso anche delle slide che magari aiutano un po' a seguire meglio, se possibile, il racconto. Anch'io riparto un po' da quest'immagine che, insomma, scattato non molto tempo fa a Kiev, mi piace ricordarla così e spero, insomma, la speranza, appunto, insomma, si ritorni in un contesto altro, ecco, diciamo così. Mi sembra importante, però, provare a raccontare brevemente, così per fare anche un po' il punto, qual è, ecco, la situazione attuale. Io ho provato ad aggiornare i dati recentemente, cioè siamo in un contesto dove ci sono oltre 3 milioni di rifugiati, una stima di 1,5 milioni di minori, dove sappiamo che appunto il peso numerico di questi corpi raccontati sia in mano sostanzialmente alla Polonia, ma anche ad altri paesi dove il rapporto
appunto abitanti rifugiati è complicato, come ad esempio la Repubblica Moldova, dove anche noi operiamo come Caritas Ambrosiana. E non vorrei neanche dimenticare che appunto c'è qualcuno che comunque scappa anche in Russia, in Bielorussia, dove al confine con la Polonia perdura, tra l'altro, anche una situazione terribile. Ce ne siamo forse dimenticati, appunto, perché poi le emergenze insomma, ci spostano su altri temi, ma ancora lì la situazione non è certo delle migliori. Per quanto riguarda il nostro paese, ecco, sappiamo da oggi, insomma, che ci sono queste 50.000 persone, insomma, sul nostro territorio, soprattutto Milano, Roma, Napoli, Bologna, persone che sostanzialmente, mi pare di capire, siano un po' ricongiunte, insomma, con i propri cari, con i parenti, con amici, e arriveranno, immagino, ecco, altre persone, come tu raccontavi, nelle prossime settimane. Questa è un po', diciamo, una cartina terribile, ma che dice qual è la pressione ulteriore ai confini, questi pallini blu di diverse dimensioni spingono sui confini, da dove c'è invece un cerchio con una croce, insomma, e là dove ci sono i conflitti ben raccontati da altre icone. E questo dice che appunto tutto il mondo, insomma, si è attivato per dare un supporto ovviamente all'Ucraina, ma anche ai paesi confinanti. Caritas Ambrosiana è la Caritas che opera nel territorio della diocesi di Milano, quindi un territorio piccolo, ma sicuramente rispetto a tutto il resto, ma importante. E la nostra Caritas, naturalmente come tutte le Caritas, si coordina con i vari livelli. Caritas Internationalis è l'organizzazione che coordina le diverse Caritas nazionali nel mondo, ha immediatamente pubblicato un rapid response a cui tutta la famiglia Caritas, al di là del network, ha dato un suo contributo e tra questi ci siamo naturalmente anche noi. Mi piace farlo vedere perché non è tanto un discorso di loghi, di marchi, ma proprio di capacità di risposta per dare un supporto a chi sul campo c'è da sempre. Le nostre Caritas locali si erano un po' preparate ed è lì che vanno aiutate. Le Caritas nazionali in Ucraina, parlo di due Caritas nazionali. Mentre si vede uno dei purtroppo tanti rifugi, insomma, che vengono messi a disposizione, le Caritas nazionali sono due, perché l'Ucraina è complessa anche da un punto di vista religioso. Ci sono due riti cattolici, il rito cattolico di rito bizantino, quello detto greco orientale, poi quella la Chiesa latina. Ma al di là di quella che non è una divisione, ma che diventa una ricchezza, ecco, ci viene detto che anche qui ci sono stime terribili di persone che hanno bisogno di assistenza e c'è un radicamento appunto sul territorio che permette di portare, almeno in questa prima fase, sicuramente quello che è stato detto più volte, che è stato ascoltato raccontato attraverso i media, quindi aiuti alimentari, i rifugi che faccio vedere prima, aiuti umanitari e logistica. E naturalmente supporto psicosociale per quel che è possibile in loco, perché tutti gli operatori delle Caritas, essi stessi, in quanto ucraini, naturalmente sono vittime di trauma e lavorano incessantemente, e quindi è proprio complicato, come potete ben immaginare, voi di questo siete esperti, aiutare in questo momento chi aiuta. Però in tutto ciò, da quel 24 febbraio, sono tante le persone che hanno ricevuto un supporto. Quelle che sono state accolte, continuano ad essere accolte in rifugi di emergenza e attraverso appunto anche aiuti umanitari che cercano di, appunto, coordinati con la rete dei paesi confinanti, di rispondere ai bisogni che ci vengono segnalati. In questo senso, appunto, ci sono Caritas nazionali che lavorano sui confini, qui le vedete rappresentate nella cartina. Anche in questo caso, chi è lì, insomma, sul posto lo potrà anche rilevare. Gli interventi sono replicati un po' ovunque, attraverso l'assistenza, i pasti caldi, i prodotti igienici, SIM card, orientamento per proseguire il viaggio. Qualcuno ovviamente è in transito e non si fermerà, qualcun altro invece in alcuni paesi lo vedremo dopo intende fermarsi nella speranza di rientrare il più in fretta possibile, quindi non si allontana troppo, troppo dall'Ucraina. Centri di prima accoglienza.
un po' in tutti i paesi, servizi di trasporto, come raccontavo prima. In alcuni, diciamo che per quanto riguarda il tema degli aiuti umanitari, Caritas Polonia accoglie colleghi di Caritas Ucraina, di Caritas Spes, proprio per creare un collegamento e una lettura del bisogno che sia efficace, e attraverso i centri logistici, gli acquisti o insomma le collaborazioni con aziende è possibile portare proprio quegli aiuti di cui prima rendicontavo in termine numerico. Caritas Ambrosiana che cosa ha fatto in tutto ciò? Ecco, sicuramente ha lanciato una campagna di raccolta fondi la cui risposta è stata generosa, e subito abbiamo destinato, proprio per dare un contributo a questi interventi, 100.000 euro, e altri 25.000 euro proprio nei primissimi giorni anche agli amici di Missione Sociale Diaconia, che è un nostro partner storico in Repubblica Moldova, con cui lavoriamo da oltre 20 anni e che ci sta dicendo dai primissimi giorni che in questo paese, in quel paese, la situazione è complessa. In Moldova, quindi, dove c'è una cooperazione attiva di Caritas Ambrosiana, ecco, anche qui le risposte certamente sono state, insomma, quelle relative alla risposta al bisogno attraverso i prodotti alimentari, l'abbigliamento, tra l'altro attraverso un lavoro di recupero fatto proprio e studiato in questi 2 anni faticosi di Covid, dove il paese, come tanti paesi, sono andati in crisi. Moldova è un paese piccolissimo, appunto, un rapporto di accoglienza rifugiati per numero di abitanti che è elevatissimo, ma la popolazione non se la passa bene. Ricordo che il paese è fuori dall'UE ed è sicuramente il più povero, o era, ecco, il più povero d'Europa. La distribuzione dei prodotti in 19 centri di accoglienza gestiti dalle autorità, l'invio di aiuti umanitari in questo triangolo, in questa cooperazione che diceva prima Damiano, poi si crea ed è assolutamente interessante, insomma, anche con altre organizzazioni. Qui non parliamo di dialogo ecumenico, ma di fatto è quello che accade, portando anche gli aiuti agli amici di Caritas Odessa, che sono in gravissima difficoltà. Abbiamo aperto insieme, stiamo studiando come appunto custodire non solo l'accoglienza, ma la cura, l'accompagnamento, l'ascolto, attraverso anche l'intervento naturalmente di psicologi. Appunto, abbiamo aperto un centro di accoglienza per donne e bambini in capitale, e la cosa bella, anche questa richiamata prima, attività di animazione curate da volontari che si erano preparati ad altro in realtà, ma si erano preparati sia per portare un po' di animazione con i bimbi, ma diciamo con la scusa, per così dire, del gioco, di attività psicosociali, anche l'invio di psicologi che ascoltano appunto i traumi. Proprio ieri chiacchieravo con la psicologa e insomma richiamava, ecco, che questo sostegno, prima si diceva che gli strumenti, chi lavora spesso non ha gli strumenti, chi sta lavorando in Moldova in questo momento, cioè anche gli psicologi, sono affaticati evidentemente, lo sono perché al confine, perché anche loro impauriti, perché ascoltano traumi che temono di dover vivere in prima persona, ma è anche i volontari che sono lì, iniziano a dare qualche segnale di fatica proprio per gli stessi motivi. Vado a concludere anche qui dicendo alcune cose su quello che stiamo facendo invece. Qui sul territorio della diocesi, che ricordo non è solo Milano, ma è anche appunto la provincia di Varese, di Monza e Brianza, di Lecco, una parte di Lecco, una parte di Como, quindi un territorio un po' più vasto. Su che cosa ci siamo concentrati? Beh, una delle prime risposte, sicuramente generosissime, è stata quella di tante famiglie che ci hanno chiesto, che hanno offerto hanno aperto le loro porte per l'accoglienza. Stiamo in realtà lavorando, stiamo lavorando anche per un'accoglienza più istituzionale, cioè anche parrocchie, associazioni, comunità religiose, ma anche privati che hanno messo a disposizione la propria casa, diciamo, vuota, e su questo si sta studiando una convenzione. I tempi sono proprio faticosi, con le prefetture competenti, che comunque prevede un contributo, un rimborso spese, mentre per le famiglie che hanno aperto la loro casa, al momento, ad esempio, questo contributo non è previsto, e quindi stiamo anche lavorando
per ragionare su un patto di accoglienza, su un vademecum, su quale può essere il supporto che una Caritas può dare in ordine a tutta una serie di altri bisogni che sono evidenti per chi andrà, se andrà a vivere appunto accolto in una famiglia. I numeri sono stati davvero sorprendenti, sono oltre 2.000 le famiglie che hanno detto ci piacerebbe accogliere insomma, chi scappa dal conflitto e gli altri numeri insomma li vedete. In questo momento Casa Monlue è un centro che già sta accogliendo 90 profughi inviati dalla prefettura, si sta pensando di trasformarlo in un hub di accoglienza e di smistamento proprio per capire dopo un primo tempo nel centro, per conoscere meglio le famiglie, per favorire un inserimento che sia più avveduto, più consapevole, perché è evidente che non si tratta solo di aprire una porta, ma di creare condizioni appunto che siano quelle possibili, le migliori possibili. Ecco, gli ultimi due flash sono sui minori non accompagnati. Sappiamo benissimo l'enfasi che c'è stata in questo tempo rispetto all'accoglienza di bimbi in casa. Ricordiamo che, e naturalmente sollecitiamo tutti, insomma, ad una consapevolezza rispetto al fatto che un minore non accompagnato, un bimbo che arriva solo, è necessario, insomma. Obbligatorio per così dire attivare immediatamente una segnalazione al tribunale per i minorenni perché sia garantita una corretta protezione, una tutela legale, una condizione che è una premessa per ogni forma di accoglienza. Su questo stiamo incontrando tutte le famiglie che hanno dato questa disponibilità, gli stiamo spiegando un po' come funziona nel nostro lavoro ordinario di promozione anche dell'affido familiare. Siamo in contatto naturalmente con i servizi e su questo faremo accompagnamento appunto alle famiglie. Tutta un'altra serie di informazioni che sono veramente complesse, cambiano ogni giorno, le riportiamo sul sito istituzionale. Dico anche che per chi comunque ne avesse necessità, c'è anche un servizio e sul sito appunto si trovano i riferimenti per dare comunque anche le prime informazioni che sono spesso confuse e che invece hanno bisogno di essere precise dal punto di vista legale, sanitario, di orientamento ai servizi. Per ora mi fermo qui e lascio anch'io spazio a Cosimo di Intersos e ringrazio. Grazie, grazie. Ci hai dato anche tanti, tanti spunti da aggiungere un po' alle riflessioni che già aveva fatto Damiano. Anche questo focus su come aiutare chi aiuta mi sembra molto, molto importante e a vari livelli. Mi viene in mente che fra le figure che tu hai elencato, adesso stasera non abbiamo con noi Annalisa Camilli, però penso che anche i corrispondenti di guerra siano fra le persone che hanno bisogno di un supporto. Ecco, poi magari su questi temi ritorniamo, come magari poi magari ci sarà spazio anche di fare una riflessione sui i rifugiati in generale e su com'è la situazione anche nei vari confini, insomma, se cambia qualcosa anche nella possibilità di varcare il confine anche per chi non ha un passaporto ucraino, insomma, vediamo di parlarne anche durante insomma, questo incontro. Non so, Davide, se vuoi aggiungere qualcosa prima di passare la parola a Cosimo. No, grazie. Maria, l'hai già detto tutto. Io ho avuto semplicemente con piacere, no, notato che la nostra categoria, come dire, è comunque impegnata, coinvolta. Ecco. Evidentemente ci sono attività diverse che vengono portate avanti, ma mi fa piacere, ecco, vedere che c'è sempre un pezzo di intervento psicosociale nel quale i colleghi sono impegnati. Basta, era solo un'osservazione più che altro dire personale, ma evidentemente è stata anche una bella, non posso dire una scoperta perché naturalmente so che i colleghi intervengono normalmente, ma siccome le realtà con le quali siamo entrati in contatto per questo evento non sono state
scelte per questo, mi ha fatto comunque piacere, ecco, che poi in tutte le attività messe in campo ci fosse anche questa parte rappresentata. Quindi passiamo a questo punto, chiediamo a Cosimo Verrusio che cosa Intersoft sta facendo e gli chiedo anche, visto che ci ha fornito un breve video di un paio di minuti, di dirmi quando vuole condividerlo, in modo che poi ecco, io lo faccio partire e se vuole condividere delle immagini, anzi io faccio già, posso darti già il ruolo di presentatore. Perfetto Davide, grazie, grazie mille. Allora, buonasera a tutti e a tutte e grazie anche Damiano e Sergio per i vostri interventi. Ho notato molte, come dire, tantissime similitudini, soprattutto relative all'aspetto più psicologico, ecco, tra le nostre attività, di quello che facciamo. Intersos, per chi non la conoscesse, è un'organizzazione umanitaria di Roma che lavora nelle emergenze. Quindi è attiva in circa 23 paesi al momento e in Ucraina, come risposta all'emergenza in Ucraina, siamo operativi in Polonia e in Moldavia. Io personalmente ho trascorso una settimana circa, proprio nella fase iniziale della creazione, della strutturazione, del nostro intervento in Moldavia, nello specifico nella capitale, a Chisinau, e nei confini alle frontiere meridionali del paese, quelle di Palanca e Tudora, dove i flussi sono più alti, soprattutto in quelle di Palanca, di cui vi parlerò a breve meglio nel dettaglio. Allora, supportati soprattutto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le attività che si stanno avviando, diciamo, sono già in parte avviate, ma si stanno settando proprio mentre parliamo. Sono attività di protezione umanitaria e di assistenza psicosociale. Quindi, Davide, sì, questo sarà anche un po' il legame che unirà l'intervento mio, immagino, a quello di Sergio e di Damiano. Perché, come dicevi anche te, talvolta, anzi molto spesso nelle fasi emergenziali è estremamente complesso questo aspetto. È complesso per tanti motivi. Il primo, ad esempio, almeno per noi di Intersos, il primo è quello delle risorse, quindi trovare personale in loco ben formato su salute mentale e psicosociale in generale. Quindi nello specifico, ecco, le attività gestite proprio in coordinamento con l'UNHCR, con l'Alto Commissariato per i Rifugiati, sono di protezione umanitaria e assistenza medica, sono integrate. Quindi in pratica vi sono delle squadre, dei team mobili di medici che con una clinica si spostano attraverso i vari luoghi di implementazione del progetto, che quindi sono Chisinau e le due frontiere. E a Chisinau, giusto per essere precisi, non ancora sono iniziate le attività, poiché il centro dove Intersos opererà non è ancora stato individuato, poiché il coordinamento, che come dicevano anche i colleghi prima, è fondamentale in queste situazioni, il coordinamento prevede che comunque ci si confronti con il Ministero della Salute locale, il quale poi dà delle direttive ben precise di chi può operare dove. Quindi, ecco, magari sul coordinamento vi dirò qualcosa più avanti nello specifico, perché anche a livello di coordinamento ci stiamo settando ancora adesso. Quindi le agenzie stanno arrivando, i tavoli di lavoro si stanno creando ora mentre parliamo e si è ancora ad una fase molto, molto di risposta molto iniziale. Quindi a livello pratico, come dicevo, ci sono dei team di medici che si spostano con una clinica mobile attraverso i vari luoghi e degli operatori psicosociali formati appunto su competenze specifiche che vertono tutte all'interno del supporto psicosociale a vittime di violenza, a vittime di guerra, di trauma e nello specifico con focus su donne e bambini. Ora, alle frontiere, stando proprio lì, quello che abbiamo notato è come dicevano anche i colleghi e come ci dicono i numeri di UNHCR, la maggior parte è composta da donne e da bambini.
Quindi gli uomini sono più rari, sono inferiori, ma ci sono tantissime donne e bambini, tante con sindromi influenzali e tanti pazienti cronici. Quindi ci sono state diverse situazioni dove il team di Intersos si è trovato di fronte delle persone, delle famiglie che avessero finito le medicine oppure che stavano per finirle. Ora, una volta arrivate alle frontiere, alle famiglie, di solito attendono 2 o 3 ore in media, ma possono anche attendere di più o di meno. Perché di base, come dicevano anche i colleghi, manca un servizio di orientamento, mancano le informazioni. Quando le famiglie arrivano, quando le persone arrivano lì, non sanno qual è il prossimo step da fare. Quindi a quel punto lì entra in gioco poi la rete umanitaria. Perché ad esempio al confine, alla frontiera di Tudora, c'erano diverse associazioni che si occupavano proprio di dare un tè caldo, uno snack, un caffè, un po' di acqua. E poi da lì coordinare le famiglie, quindi appena arrivate, con un'altra organizzazione, ACTED, che si occupa proprio di trasporto, perlomeno in Moldavia, in questi luoghi, di coordinare il trasporto delle persone da un punto all'altro. Quale sia poi questo punto, ecco, questo fa parte anche un po' di una delle attività principali di Intersos, che stiamo svolgendo proprio questi giorni. Una valutazione dei bisogni. Gli operatori sono tanto impegnati in un primo contatto proprio con le famiglie, nel portare avanti un primo contatto con donne, bambini e famiglie in generale, per capire quali sono le intenzioni, ma soprattutto quali sono i bisogni immediati. Quindi, come diceva Damiano prima, non è ancora il momento per prendere in carico le persone perché ci si sposta tanto ed è impossibile rintracciarle. O perlomeno è difficile a questo livello, non impossibile, ma molto complesso. Quindi, in questa prima fase, gli operatori, ad esempio, è stata parte proprio delle mie responsabilità, quando ero in Moldavia, dialogano con le famiglie per avere questo tipo di informazioni. E da un punto di vista anche proprio, psicologico, ecco, un elemento che mi va anche di sottolineare è che c'è tanta, tanto, tanto bisogno, nemmeno voglia, tanto proprio bisogno di comunicare. Quindi ci sono state delle donne, e dei bambini che avevano proprio il bisogno di parlarci, di raccontare le loro storie, dei loro mariti lasciati a casa a combattere, del papà che non riescono più a rintracciare al cellulare perché non risponde. Del papà che però vogliono aspettare lì alla frontiera, quindi non vogliono andare avanti. Ci sono stati molti casi di persone che ci hanno detto: no, io quel pullman non lo prendo, voglio aspettare qui, perché so che prima o poi mio marito arriverà. Quindi ecco, tutta questa parte di valutazione dei bisogni, poi, una volta terminata, può avere diversi sviluppi, diciamo. A livello proprio più pratico, le persone che hanno bisogno di assistenza medica vengono riferite, vengono messe in contatto con altri team o di Intersos o di altre organizzazioni per ricevere un supporto di tipo medico. Ad esempio, a noi il secondo giorno era proprio successo che un gruppo di russi era in Ucraina per diversi motivi, un gruppo di russi fosse stato picchiato, malmenato, letteralmente a sangue dagli ucraini durante il percorso dall'Ucraina al confine con la Moldavia e che avessero bisogno quindi di assistenza medica. Però ecco, erano stati bersagliati dovunque si muovessero lungo il percorso e quindi erano a malapena arrivati poi a Tudora in Moldavia. E lì c'era stato appunto bisogno di assistenza medica. Però l'assistenza può essere anche di un tipo diverso, può essere il trasporto verso altri luoghi e quindi anche questo punto può essere interessante perché ci sono tante tante persone che dicono: no, io aspetto qui perché prima o poi la mia famiglia arriverà, mio marito arriverà. Altri che invece già hanno dei contatti. Infatti la realtà della frontiera è anche proprio quella di auto
di mezzi, di tantissimi veicoli in linea, in attesa, fatti di conoscenti, di parenti, di amici moldavi che sono in attesa di famiglie ucraine da ospitare. Mentre invece, almeno stando ai numeri di Intersos di ieri, al 40%, ma questi dati sono volatili e cambiano di giorno in giorno, un 40% va all'estero, si muove all'estero. E le persone con cui abbiamo parlato noi ci riferivano di Romania, Francia, Germania e Italia. Ora, come accennavano i colleghi, anche da un punto di vista di strumenti, la situazione è molto complessa, di strumenti proprio da utilizzare per gli assessment, per le valutazioni, ma un aspetto su cui ecco, vorrei soffermarmi un attimo è proprio quello dell'aiutare chi aiuta, come diceva Maria Silvana prima, perché ad esempio lavorando con UNHCR, con il Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, e dirò... Secondo la mia esperienza, io ho lavorato in due altri contesti pseudo-emergenziali, la Libia e l'Iraq. Ecco, in questi due contesti, riuscire a, riuscire a strutturare un intervento per lo staff, per gli operatori umanitari che lavorano, un intervento di supporto psicologico è complesso, perché non sempre. Durante lo sviluppo di un budget e di un progetto si dà priorità all'aspetto, al benessere psicologico degli operatori umanitari. Quindi molto spesso i fondi, le risorse non riescono a coprire tutto. Ecco, una delle parti belle, ecco, del definire la progettazione in Moldavia la settimana scorsa è stato proprio quella che UNHCR ci ha detto: mi raccomando, assicuratevi che almeno due psicologi siano disponibili per gli altri psicologi e per tutti gli operatori psicosociali della squadra, perché è fondamentale che questa risorsa ci sia, come proprio come duty of care dell'organizzazione. Quindi, ecco, questo aspetto ci ha fatto anche tanto piacere riuscire ad implementarlo e a strutturarlo senza troppe problematicità. E poi un'altra nota che mi preme fare è anche quello relativo agli animali domestici portati con sé. Sono tantissimi. Ci sono tantissimi cani e tantissimi gatti, anche pappagalli. E è chiaro, insomma, che anche gli animali stessi abbiano vissuto il trauma. È chiaro, lo si leggeva negli occhi. E, a questo proposito, anche qui ci ha fatto tanto tanto piacere poter avere un veterinario all'interno della squadra che sia lì alla frontiera a fare una valutazione medica dell'animale e di conseguenza lavorare poi in coordinamento con gli operatori psicosociali per fare un po' di pet therapy per quanto sia fattibile, anche perché ci troviamo in un contesto estremamente complesso. Vedrete dalle foto e dai video che comunque non si ha spazio, fa freddo. L'altro giorno le temperature erano scese a meno 16 gradi, c'è la neve. Letteralmente le dita ti si congelano quando cerchi di prendere le note oppure quando cerchi di prendere informazioni. Quindi è complesso, è molto complesso. Per cui tutto quello che vi sto dicendo, poi messo in pratica, è veramente è difficile. Non si tratta di una crisi umanitaria come quelle appunto a cui siamo abituati. Si cambia di giorno in giorno, e anche la nostra risposta deve cambiare di giorno in giorno. Per questo, ecco, vi dico, le informazioni che vi ho detto sinora possono cambiare da qui, sicuramente cambieranno da qui a domani, a dopodomani. Allora, se per voi va bene, sì, ora possiamo, Davide, possiamo mandare il video e poi vi faccio vedere qualche foto. Ok, allora Quindi, riprendo lo metto non schermo. ancora. Perfetto. Aspetta. Faccio partire. Dopo dovremo riattivare i microfoni perché ci si spengono in automatico. Grazie.
non ci può. Non faccio io cosa per dire. C'è. Chi? Yes. Sì. Io faccio trasporto, faccio l'uso di te. Нет, только паспорта и свидетельства о рождении. Медицинского вообще ничего не брали. Медицинского don't have. You don't have medicine. No, no. But do you need medicine? Вам не, они спрашивают. Да. Кстати, вот там. Вы ваш билет, так? Там уже вот. Да не будет никогда. Поеду домой, наверное. Да? Ну да. А дети ваши где? Ecco. Sì, ecco. Sono... Grazie Davide. Grazie a te perché le... sicuramente aiutano a immaginarsi meglio la situazione. Sì, immagino che adesso sia tutto un po' più chiaro. Ecco, quello nello specifico era il confine di Palanca. I flussi erano molto alti, migliaia di persone al giorno. Arrivavano, come avete visto, c'era anche la neve e fa freddissimo. E, diciamo, qui il trasporto è più frequente, ci sono più ONG, ci sono più associazioni, quindi l'attesa varia dai 30 minuti ad un'ora, talvolta arriva a 2 ore, ma comunque a Tudora l'attesa era molto più lunga, a Tudora si doveva aspettare anche 3 o 4 ore, quindi immaginatevi, gradi, la temperatura bassissima, in piedi, perché poi non ci sono tende perlomeno a Tudora, oppure altri rifugi dove poter andare, diventa estremamente complesso. Ci sono tantissimi anziani anche che arrivano, e ce ne sono visti un paio nel video, persone che tra l'altro durante la nostra consultazione, mentre ci parlavamo, ci dicevano: mi hanno tolto di peso, io non volevo andarmene di casa, mi hanno presa in braccio e mi hanno portato via. Quindi anche loro assolutamente visibilmente traumatizzate. E, la situazione, mi dicevano i colleghi, che su Tudora ad esempio i flussi sono più bassi, mentre invece dalla parte meridionale a Palanca sono più alti, e quindi ad esempio Intersossora è più operativa lì, mentre invece a Chisinau nel centro non ancora. Però chiudo davvero qui da parte mia. È fondamentale il coordinamento. Ci sono arrivate anche, ad esempio, informazioni, e per coordinamento intendo non solo quello all'interno del paese dove si opera, ma anche dall'esterno, che è fondamentale, internazionale, perché ci sono arrivate tantissime informazioni di non so, immaginatevi il supporto, l'assistenza che inviamo dall'Italia, che può essere di qualsiasi tipo. Ecco, questo tipo di supporto e di assistenza va sempre coordinato, perché altrimenti si rischia di generare potenziali altre violenze. Ci sono state dette, per l'appunto, che tante merci e tanto aiuto umanitario arrivato dall'estero poi sia finito in mani di trafficanti, quindi in mani sbagliate, e rivendute alle comunità, agli sfollati, oppure scambiate in cambio di favori. Per cui, ecco, anche
quello è un messaggio che noi ci teniamo tanto a lanciare quando in qualsiasi situazione di necessità oppure di assistenza che si pensa di fare, è sempre bene passare attraverso chi conosce, attraverso dei canali strutturati di coordinamento ufficiale. E, se abbiamo ancora un paio di minuti, potrei far vedere delle foto del mio intervento. Ok, molto, molto velocemente. Certo, vai, ti restituisco lo schermo. Sì. Cioè la condivisione. Perfetto. Allora, qui ci troviamo sempre a Palanca e come vedete le auto sono proprio le auto che vi dicevo prima, quelle di parenti o familiari o di amici moldavi venuti a portare i rifugiati altrove. E questa è una fila, qui si aspettava il pullman. Ci sono dei poliziotti, la polizia di frontiera qui, che gestiscono, supportano gli operatori umanitari, e qui si crea una fila molto lunga di attesa. Questo è il momento, ad esempio, in cui si sale sul furgoncino. Un'informazione aggiornata ad oggi è che prima queste persone venivano portate o a Chisinau o in altre zone, in vari reception center. Poteva essere tipo in tanti, in posti diversi. Oggi, poco lontano dalla frontiera, circa un chilometro più avanti, c'è un campo con centinaia di tende, non so il numero preciso perché quando c'ero io non ancora era stato settato, ma ecco, il campo è pieno, si è riempito in 2 giorni ed è coperto tra l'altro di neve perché nevicava l'altra volta, e lì si aspetta circa un paio di giorni, 2 o 3 giorni prima di capire come spostarsi altrove, perché l'orientamento, la mancanza di informazioni è uno dei bisogni che abbiamo visto essere proprio preponderanti. Infatti questi volontari dell'associazione che distribuiscono tè caldo e qualche snack sono in coordinamento con un'altra associazione che si trova più avanti, sempre questa è una delle tende, ad esempio, dove vengono distribuite delle SIM card. Quindi l'accesso all'informazione, l'accesso a internet, quello è anche, è anche offerto proprio all'arrivo alla frontiera, gratuitamente, dall'Associazione Moldave. Questo è uno dei momenti dove appunto facciamo la raccolta delle informazioni. Questa è una famiglia rom, tra l'altro. E la situazione era così. Il bambino si addormentava stremato, di punto in bianco, anche a terra. E, qui invece di nuovo a Palanca, le foto sono di entrambi i posti, a frontiera e Palanca, sono un po' alternate. Ed è tutto, sì. Perfetto Davide, puoi annullare lo screen sharing, grazie. Adesso arrivo. Nel frattempo Damiano mi stava inviando un sacco di materiale, ora devo cercare di capire se riesco a rendere qualcosa di condivisibile, insomma, sono tutti i filmati, stavo avendo qualche difficoltà, però intanto abbiamo sicuramente tanto materiale sul quale cominciare a riflettere, e io a inizio evento avevo detto, chiaramente intendo, diciamo, mantenere la possibilità per le persone che partecipano di fare delle domande, volendo anche a voce, ho detto che si può alzare la mano e io posso, volendo appunto, dare l'uso del microfono alle persone. Volevo chiedere allora una cosa, se ho, prima che raccogli un po' le domande, no? Perché le situazioni che ci avete descritto sono ovviamente delle situazioni enormemente complesse, e quindi
come dire, sicuramente la questione del coordinamento in generale, insomma, di tutto mi sembra come dire, un punto fondamentale. E poi, insomma, una curiosità, tu hai detto, Cosimo, che fra, insomma, le patologie, insomma, le condizioni mediche più rilevanti ci sono sintomi influenzali, altre persone che comunque hanno dei sintomi cronici che già si portano di loro. Mi chiedevo, il Covid che fine ha fatto, anche perché è abbastanza curiosa questa cosa, e se effettivamente è anche un'altra delle patologie che di cui bisogna prendersi cura. L'altra riflessione, anche molto banale, che mi veniva da fare a proposito della prima messa in sicurezza, mi sembra che il tè caldo già sia una prima, come dire, un primo step già, come dire, di accoglienza e di minima sensazione di sicurezza, che ha una rilevanza anche psicologica, già quello, ecco. Sì, partirei dal secondo punto, in effetti. Erano tantissime, quasi tutte, le persone che magari arrivando e non facendo caso, perché immaginatevi un contesto molto affollato dove non necessariamente ci si guarda attorno, ma si guarda avanti perché si deve andare, si deve camminare. Quindi erano tante, la persona nel video che a un certo punto mi ferma mentre sono alla clinica, mi chiede il tè. Mi chiede dove posso andare a prendere il tè. Quindi c'erano bambini che non bevevano da qualche ora, tra l'altro, perché avevano finito acqua e cibo, che tra l'altro si sono portati da casa. Quindi alcuni hanno avuto modo poi di comprare al supermercato lungo il percorso, ma altri portavano da casa. Quindi poi una volta finite le scorte o dovevano chiedere ad altri sfollati oppure si doveva aspettare. Per cui sì, soprattutto e anche da un punto di vista soprattutto psicologico, quello fa tanto. Perché poi prendere il tè lì vuol dire fermarti quei 5 minuti mentre bevi il tè, dove puoi finalmente parlare con qualcuno. C'era una ragazza molto giovane, appena finita l'università, che ricordo era andata a prendere il tè. Poi mi si è avvicinata chiedendo appunto chi fossimo e perché fossimo lì, Ucraina per l'appunto, di Mykolaiv, e si è offerta ad aiutarmi, si è offerta ad aiutarmi, dicendomi: guarda, se vuoi, io ho bisogno di distrarmi, ho bisogno di rendermi utile, se vuoi posso aiutarti e possiamo fare questa raccolta di informazioni insieme, posso essere un canale per te per parlare con più persone, e infatti poi è stato così. Però è così, quella era un'associazione moldava, tra l'altro, perché la risposta moldava, tra l'altro, è stata stupenda, è stata fantastica da un punto di vista umanitario, molto molto forte. E per quanto riguarda il Covid, la situazione è difficile, perché come avete visto, le mascherine quasi nulle. Vaccinati pochissimi, molto molto pochi, e anche il parlarne in quel momento lì non sembra prioritario, non sembra rilevante, mentre lo è, mentre lo è. Tra l'altro, a me personalmente, avevo la mascherina quando stavo facendo una chiacchierata con una famiglia, mi sono detto: se non ti togli la mascherina, non ti diciamo niente. Quindi, perché poi tra l'altro c'è anche una diminuzione proprio, no? Cioè c'è anche un contatto perso con la mascherina, quindi devi stare a distanza, ti accerti di essere a distanza, però almeno poi rimuovi la mascherina e continui a parlare con loro. Certo. Ecco, tra l'altro una cosa che invece ci è stata chiesta via chat e che è già nella nostra mente anche come ordine degli psicologi rispetto all'intervento che ci aspettiamo di dover sostenere nei prossimi mesi, è il tema delle competenze linguistiche.
cioè, con un numero così alto di profughi, per dare loro assistenza in una lingua che evidentemente è completamente diversa dalla nostra, sembra che ci debbano volere evidentemente un numero di mediatori linguistici estremamente alto. E quindi anche forse l'ipotesi, un po' come raccontava Cosimo in questo caso, forse di avvalersi poi degli stessi rifugiati o di provare a farlo, no? Nel rendersi mediatori, chi di loro ha delle competenze linguistiche, magari in inglese, per esempio, se non in italiano, ma quindi che possa fare da traduttore. Ecco, cioè, non lo so, è un tema rispetto al quale noi ci muoveremo chiedendo, per esempio, ai nostri colleghi se c'è qualcuno qui sul territorio che ha competenze in appunto linguistiche, in ucraino, forse anche in russo, perché credo che abbiano delle somiglianze, no? E quindi forse una possibilità anche quella. Però mi chiedevo anche appunto quale tipo di scenario, quindi dobbiamo, come dire, immaginarci e come ci possiamo pensare, diciamo, di organizzarci per poter dare al meglio assistenza. Davide, se posso permettermi, volevo fare una segnalazione proprio frutto anche di questa chiacchiera a cui facevo riferimento prima con la psicologa insomma, moldava, e mi raccontava questa cosa. Diceva, alcuni bimbi li stiamo inserendo a scuola, insomma, per quanto possibile, in qualche caso a distanza addirittura. L'altro collega mi raccontava che ci sarebbe anche necessità di device, perché insomma, di connessioni, di tutto, no? Anche questo non pensiamo, immaginando la prima assistenza, no? La risposta solo al bisogno primario, che evidentemente non è solo quello, no? Però, ecco, diceva, sì, però ad esempio il bambino l'hanno inserito in una scuola russofona. Inserire un figlio che scappa da un contesto dove anche il tema linguistico, in modo, insomma, su cui sospendo il giudizio, però diventa elemento di conflitto, ha fatto pensare a questa donna che fosse meglio uscire dal paese e andare in un altro dove quella lingua non si parla. Quindi anche su questo tema bisognerà, come sempre, lo si ricordava prima, fare molto ascolto, cioè leggere davvero, conoscere bene le famiglie, comprendere, perché molti, parlando della Moldova in particolare, che attraversano quel confine, insomma, affondano le loro radici anche in una cultura linguistica rumena, per cui qualche ucraino che è arrivato anche qui in città parla rumeno, perché al di là del confine, a est o a nord della Moldova, c'è anche quella cultura linguistica. Quindi è una giusta osservazione, sicuramente è un tema da affrontare, però ecco, ancora una volta cercando di capire, di comprendere quali potranno essere insomma, i vissuti di chi poi magari si sente parlare in una lingua non così gradita. Ecco, cioè il lavoro è ancora più complesso, questo volevo dire. Sì, poi mi sembra che per aggiungere complessità, ovviamente il popolo ucraino è molto imparentato col popolo russo, ci sono coppie in cui c'è un russo e un'ucraina, viceversa, e anche la questione dei russi forse sarà anche da prendere in considerazione, no? Come altro tipo di traumatizzazione che mi sembra anche molto, molto importante. Lo dico anche perché c'ho un figlio russo, quindi mi interessa particolarmente, diciamo, la faccenda, perché anche rifacendoci al racconto che ci ha fatto prima Cosimo, no? del gruppo di russi malmenati, poi non so la dinamica, però anche questa è una parte da prendere in considerazione, immagino. In aggiunta a quello che hanno detto i colleghi, per complementare, Davide, prima tu avevi accennato anche al supporto che potenzialmente può essere offerto dai rifugiati stessi. E, ecco, questo è stato, come dire, un punto molto durante la fase, ad esempio, del processo di selezione del personale,
Moldavo è stato un punto che vale la pena condividere perché i siti web in Moldavia, quelli di job, quelli di ricerca di lavoro, hanno una spunta. Ti offrono, puoi dare più visibilità all'annuncio se quello è diretto anche ai rifugiati ucraini. Quindi nel momento in cui tu come datore di lavoro, posti un annuncio su almeno su due piattaforme, abbiamo visto questa cosa, viene data più visibilità gratuitamente all'annuncio se appunto viene offerto lavoro anche a rifugiati. E poi sì, e poi diviene fondamentale, insomma, trovare anche qualcuno, almeno all'inizio, quando non c'è nessuno, perché tu come organizzazione sei appena arrivato e quindi non puoi necessariamente, non puoi comunicare, a meno che non conoscano l'inglese, che è conosciuto, ma soprattutto tra i giovani. Quindi ecco, giusto per chiudere questa parentesi qui. Grazie. Infatti, no, io credo anche che in parte il coinvolgimento di rifugiati nella cura di altri rifugiati potrebbe essere un fattore di protezione, perché riesci probabilmente a dare loro anche uno scopo e una posizione, tra virgolette, diversa da quella di semplice appunto rifugiato, quindi immagino che abbia appunto anche un valore forte in termini di tutela. Naturalmente non lo si può fare con tutti, però è certo una cosa ottima. Nel frattempo sono riuscito a caricare due brevi video che Damiano Rizzi ha condiviso, quindi se volete ve li faccio vedere come ulteriori stimoli. Vediamo se non ho parlato troppo presto. Perfetto, no, ho parlato troppo presto apparentemente, nel senso che li ho caricati, ma non li vedo disponibili per la condivisione. Quindi aspettiamo un secondo e vediamo se riesco a fare qualcosa. Intanto colgo l'occasione per rispondere a Vincenzina che ha scritto cosa possiamo fare noi psicologi. Allora, cosa possiamo fare noi? Non so, credo che mi vengono tante risposte in mente, magari alcune anche non particolarmente meditate. Sicuramente se ci sono delle situazioni, diciamo, delle organizzazioni che cercano del coinvolgimento volontario, possiamo provare a proporci. Per quanto riguarda la psicologia dell'emergenza e l'ordine, noi abbiamo attivato un tavolo di coordinamento con le realtà associative di psicologia dell'emergenza riconosciute da Protezione Civile, ed è quindi, diciamo, con questo livello di coordinamento che intendiamo cercare di spenderci per fare in modo che la categoria, in particolare la parte della categoria che è formata sul tipo di intervento che in questo momento sembra essere richiesto, ecco, possa efficacemente, diciamo, mettersi a disposizione, perché come credo tutti i nostri relatori stasera hanno messo in evidenza, la cosa fondamentale, uno almeno degli elementi fondamentali in questi contesti, è quello di non agire in maniera poco organizzata, perché nonostante, diciamo, l'energia, la buona volontà e le migliori intenzioni che si possono mettere in campo, in realtà si rischia di andare a rendere ancora più difficile e più complesso un lavoro che è già estremamente complesso di suo, no? Quindi sicuramente l'importante è che tra organizzazioni, istituzioni e realtà grandi o piccole ci sia un lavoro appunto di coordinamento di rete, che poi sappiamo spesso essere un lavoro comunque estremamente difficile già in condizioni normali, estremamente complesso, e in questa situazione evidentemente deve essere ancora più essenziale e curato. Questa è la mia risposta. Vi potete provare a rivolgere, per esempio, alle associazioni che si occupano di psicologia dell'emergenza. Non so in questo momento in che modo siano in grado di accogliere eventuali, diciamo, forze esterne, però eventualmente non dovessero, come dire, essere in grado di farlo,
ve lo diranno con sincerità, ecco, se invece ci fosse qualcosa che potete fare o se potete, diciamo, essere inseriti in un qualche percorso formativo che poi vi renda le competenze, diciamo, spendibili in questi contesti, allora ok, ma vi consiglierei di fare riferimento a loro, ecco, perché in questo momento sono effettivamente il punto di riferimento. Sì, ma sottolineerei appunto questo aspetto che dici tu della formazione, perché mi sembra importante, insomma, gli interventi in emergenza è chiaro che non possono essere molto improvvisati, anche se siamo tutti psicologi e psicoterapeuti, però ci sono delle competenze specifiche sulle quali bisogna essere formati e questo mi sembra fondamentale, no? Okay. Non so se qualcuno appunto aveva voglia di fare domande direttamente anche per magari chiedere ai nostri relatori qualcosa nello specifico della situazione che loro vedono, dell'esperienza che hanno avuto. Io vi ripeto, monitoro sempre le mani alzate, quindi se avete voglia di intervenire. Usate il tastino, io vi posso dare il microfono, se no. Se no, chiede a Lida, vediamo intanto. Vedo che la chat è sempre lo strumento preferito. Evidentemente il webinar comunque ha un po' questa forma di interazione come più facile. A proposito di aiutare chi aiuta, mi domando che tipo di supporto psicologico, linguistico, informativo, eccetera. Su che tipo di supporto possano contare in Lombardia le famiglie che accolgono ucraini? Su questo io non saprei dare una risposta, non so, Forse Sergio ci può dare una mano. Sergio, magari Sì, anche Damiano. dicevo nel primo intervento che appunto in questo momento ci sono, non esiste ancora un modello di accoglienza strutturato, no? Quindi si sta pensando, le istituzioni stanno dicendo che ci verranno stipulate delle convenzioni con realtà che possono accogliere, che quindi hanno già, diciamo, una formazione, oppure spazi che siano vuoti, a cui però bisognerà trovare spazi da riempire per l'accompagnamento degli ucraini stessi. E poi è la domanda, cioè, ma le famiglie che accolgono, ecco, su questo, ripeto, non, ad oggi c'è un grazie da parte delle istituzioni, ma non c'è non c'è molto di più, per cui anche Caritas sta organizzando incontri con chi ha dato la disponibilità, si rende disponibile naturalmente a mappare quali, lo sta già facendo, cioè mappare le risorse che ci sono sul territorio affinché l'accoglienza diffusa sia un'accoglienza diffusa veramente, cioè le comunità stesse si prendano carico di chi accoglie e attraverso i servizi già esistenti. E poi appunto si leggerà il bisogno per andare a supportare le famiglie, perché l'accoglienza di qualcuno in casa non diventi poi, non si trasformi in una crisi per la famiglia che accoglie. Cioè su questo bisogna un po' riflettere e noi invitiamo molto le famiglie che davvero generosamente hanno aperto le loro porte a riflettere, perché non ci sono supporti, non solo di natura economica, come già dicevo, che è un tema, ma anche di altra natura. Quindi c'è il carico che viene affidato a chi accoglie per accompagnare, diciamo, il nucleo ucraino, dal punto di vista legale, l'inserimento scolastico, la parte sanitaria, si deve far carico la famiglia. Beh, e poi c'è tutto quel che si diceva prima, quindi senza dover spaventare nessuno, perché non è questa l'intenzione, però stiamo ragionando anche noi quando le porte effettivamente saranno aperte a queste condizioni. E allora in che modo andare insomma, a supportare? Ecco. Perché nessuno sa, è l'altro tema del tutto evidente, per quanto tempo questi Certo. nuclei rimarranno. È chiaro che l'auspicio e anche il nostro feedback è che rientrino il più in fretta possibile. Qualcuno si ferma ai confini perché ha voglia di rientrare, non ha desiderio, altri progetti migratori, per così dire, però. A quali condizioni ritroveranno?
nelle loro case, nelle loro comunità, nei servizi, come diceva Damiano, anche nella parte sanitaria, ma poi c'è quella educativa, chi lo sa? Quindi questo è un tema da tenere presente. Nel momento in cui la famiglia non ce la fa più, non c'è una via d'uscita immediata, non ce la faccio più perché in casa saltano alcune dinamiche, ecco, non si può mettere in strada la famiglia dei profughi, però al momento non c'è una via d'uscita, non c'è una exit strategy. In questo davvero si è ancora molto all'inizio, quindi riflettiamoci, insomma. Certo. Allora, mi sembra che ci sia Cinzia che ha alzato la mano, quindi vuole il microfono. Spero di. Io ci provo e glielo attivo. Vediamo se avevo capito bene. Cinzia, se ci sei, in teoria. Ok. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Sera. E grazie per essere qui questa sera a raccontarci quello che vedete dai vostri punti di osservatorio molto particolari. Io sono Cinzia Sacchelli, consigliere dell'ordine, e sono anche responsabile di un servizio di psicologia in una ASST. Allora, spontaneamente avevo preso contatto con la Caritas di zona e con la diocesi, e so che gli altri colleghi dei servizi di psicologia delle ASST sostanzialmente si stanno cominciando a muovere, pensando di attivare, diciamo così, anche dei semplicissimi spazi di ascolto, ecco, per le persone che possono arrivare, anche per capire quale può essere il bisogno. Ecco. Credo che il problema linguistico possa essere effettivamente, per la numerosità delle richieste, un elemento di criticità, e so che già anche nelle scuole cominciano a esserci le prime difficoltà, perché questi bambini, questi ragazzini sono inseriti, insomma, in classi, in istituti, non parlano la lingua, vengono da un paese molto diverso e hanno alle spalle magari una situazione drammatica, e quindi anche l'inserimento, insomma, in questo momento nelle classi così non è così facile e immediato, ecco, per questi bambini e anche per gli istituti che si sono resi disponibili ad accoglierli. Ecco. Quindi credo che si stiano cominciando a evidenziare anche dei bisogni, oltre a quelli che già ci stiamo dicendo qui, no? Quindi quelli delle famiglie che accolgono e quant'altro. Quello che mi domando è se noi possiamo anche cominciare a costruire come comunità degli psicologi delle proposte. Perché l'esperienza del Covid ci ha mostrato come ci siamo offerti anche con grande generosità per fare delle attività di volontariato più o meno strutturate, e qualcosa di analogo potrebbe capitare ora. Per quello che sento da Malacrida in questo momento, anche le famiglie che generosamente potrebbero offrirsi, già di per sé potrebbero poi trovarsi ad avere delle difficoltà. E quindi forse una delle proposte che come psicologi già possiamo anche fare alle istituzioni è quello di prevedere dei fondi per sostenere, per esempio, queste famiglie, no? O quegli interventi che potrebbero essere di mediazione culturale o di diciamo così, supporto alle scuole, con delle figure che parlino la lingua di questi bambini e di questi ragazzini, che quindi possono anche aiutarli a inserirsi nelle classi piuttosto che non a fare delle attività dedicate, fossero di gioco, di ludico, di tipo ludico, di racconto. O di apprendimento delle prime parole d'italiano, non lo so, ecco. Perché dall'altra parte mi viene anche da pensare al fatto che amici mi stanno scrivendo messaggi del tipo è arrivata questa donna ucraina e cerca un lavoro, un qualsiasi lavoro,
dall'altra parte forse noi abbiamo bisogno di anche persone che ci aiutino a tradurre, ci aiutino a insegnare, ci aiutino ad assistere, ci aiutino a, come dire, animare il tempo libero di questi bambini, non lo so, potendo parlare la loro lingua e aiutando anche noi ad aiutarli. Ecco, quindi forse alcuni di loro potrebbero o professionalmente o volontaristicamente aiutarci ad aiutarli, ecco, in qualche modo. E anche noi come comunità di psicologi potremmo anche cominciare a pensare di creare, che ne so, dei gruppi di ascolto, dei gruppi di auto mutuo aiuto, dei gruppi dove, come dire, la comunità un po' si aiuta, orientata da noi, ma aiutati noi nell'aiutare da chi insomma, ecco, la lingua la parla o la cultura la conosce o l'esperienza l'ha vissuta. Ecco, stavo un po' cercando di mettere insieme questi aspetti per uscire dal volontarismo qui e formulare anche delle proposte che possono essere delle proposte di progetto che poi chiediamo alle istituzioni in qualche modo di finanziare affinché anche la nostra comunità possa mettere a disposizione le proprie competenze e non solo, ecco, per generosità. Grazie Cinzia. Lascio eventualmente ai relatori di, anche se vogliono, come dire, commentare, altrimenti io ho trovato visto che la piattaforma non collabora, nel frattempo ho cercato di trovare una soluzione alternativa alla condivisione dei video, sperando che li vediate lo stesso. Ok. Vai, Davide. Ok, proviamo così allora. Vediamo se lo vedete. Credo di sì. Non so, Damiano, se ci vuoi spiegare, perché io l'ho buttato lì, ma si vedono chiaramente degli infusori, che credo, no? Delle sacche di medicinali. Sì, sono sostanzialmente come si stanno curando i pazienti negli ospedali in questo momento in Ucraina, cioè sono nei bunker e quando ci sono
le sirene che minacciano gli attacchi e quindi si trasferiscono nei bunker. E stessa cosa sta accadendo a parecchie famiglie in parecchie città. Questo perché ti giravo questo video, no? Un po' per mostrare anch'io un video, insomma, visto che i miei colleghi lo hanno fatto, ma soprattutto perché, come diceva prima anche Cosimo, questa è un'emergenza molto diversa rispetto alle tante viste, per tanti motivi, perché le famiglie che stanno arrivando sono, delle famiglie che sono profondamente traumatizzate. E io ho visto a Pavia un nucleo familiare, mi ha chiamato l'ATS di Pavia, la direttrice, direttore generale, mi diceva: c'è una famiglia, a proposito poi anche di finanziamenti per aiutare, no? Dice: c'è una famiglia che una mamma e un bambino, perché poi i papà sono rimasti in Ucraina, dice che sono traumatizzati, sono arrivati in un paese della Lomellina, e dico io: benissimo, insomma, c'è una psicologa ucraina che ho trovato, che ho fatto un po' apposta a dire, mi ha chiesto 40 euro per una seduta, cioè una cifra insomma che tiene in considerazione della seduta. Dice: ma noi non abbiamo soldi, no? Dice: come si fa adesso? E dico: come si fa? Dico: interveniamo noi. Se questa famiglia può venire a San Matteo, noi abbiamo attivato una psicologa ucraina assunta da subito. E quindi possiamo dare aiuto a questa famiglia. E abbiamo visto questa famiglia, queste persone sono rimaste 4 giorni sotto le macerie delle bombe. Questo per dire che le persone che stanno arrivando non sono solo delle persone che hanno sentito le sirene e hanno avuto paura e sono scappate, ma sono delle persone che hanno pesantemente vissuto la guerra. Quindi è molto pertinente la domanda posta prima su come chiedere alle istituzioni anche dei fondi, no? Perché c'è un limite anche nelle attività volontaristiche, io credo. Intanto perché abbiamo a che vedere, io parlo dal mio vertice osservativo, che è quello dell'oncologia pediatrica, credo non sia mai accaduto nella storia che un paese dovrà svuotare probabilmente tutti i pazienti oncologici per trasferirli in altri paesi del mondo. Noi stiamo trasferendo con il St. Jude appunto pazienti in tutti i luoghi, tra cui l'Italia, come dicevo prima. E credo che stia accadendo un po' anche per altre patologie. Questa sera parlavo con la nostra rappresentante a Kiev e mi diceva che adesso un grande problema è per i pazienti pediatrici che hanno le patologie rare. Per cui dovremmo iniziare a capire quali ospedali nel mondo e in Italia li possono accogliere. E credo che se le cose vanno come stanno andando, ci sarà un graduale, continuo flusso in uscita dal paese, fino a quasi svuotarlo. In questo momento si stanno trasferendo le fasce medio-alte della popolazione, quindi persone che tutto sommato hanno potuto quasi subito attivarsi e organizzarsi per uscire dal paese. E per cui è pertinente la domanda, perché credo che tutti noi, insomma, si stia facendo il massimo e sono convinto che anche in Italia si farà il massimo per reagire, per poter dare una risposta emergenziale, quindi insomma è sempre la migliore possibile. Però questa emergenza umanitaria si sta verificando in un momento in cui e l'Europa e l'Italia sono profondamente impreparate a gestire le emergenze. Il Covid lo ha mostrato in maniera lampante. Il Covid è stato gestito all'interno degli ospedali e i territori non sono stati in grado di attivare risposte. E quindi sarà davvero, credo, una sfida importante, perché stanno arrivando adesso poche famiglie. C'è da capire se queste famiglie resteranno poche, non credo. È una migrazione molto ben orientata, sanno già dove andare, insomma. Hanno delle comunità di riferimento, hanno stimato
probabilmente che saranno circa 100.000, una stima fatta non si capisce come, in regione Lombardia dovrebbero arrivare circa 100.000 persone. La fonte non lo so, io non l'ho vista, ho visto delle dichiarazioni e non delle fonti. È difficile, credo, in questo momento avere contezza di quante saranno le persone e di quali saranno poi le misure. Non vedo in questo momento delle grandi misure all'interno degli ospedali e i territori sono presenti sul territorio, perché c'è un po' l'abitudine a non collaborare. E quindi sarà davvero, credo, che riesce con fondi propri, perché fondi pubblici adesso poche famiglie, prossimi vertici, ma fondi non ce n'è, se va bene. Sanno già dove andare, insomma. Riferimento, hanno stimato dal Ministero degli Affari Esteri. Credo che il grado dovrebbero arrivare circa 100.000 persone. La gestione delle emergenze, cioè non credo azioni e non delle fonti. Contezza di quante saranno delle associazioni, eccetera, che ci sarà, per carità, in questo momento delle grandi misure in maniera libera, in maniera non governativa, no? Siamo organizzazioni non governative. C'è un po' l'abitudine a non collaborare. Poi queste persone entrano all'interno di un assetto istituzionale con fondi propri, perché fondi pubblici no, e ha bisogno di codici che gli permettono di essere curati, e questi non ce n'è, se va bene si cura per un breve periodo, ma è un paziente che ha bisogno di cura, sanno già dove andare, insomma. È stato dei fondi a Sole Terre per fare l'accoglienza dei pazienti oncologici, riferimento, hanno stimato. E quindi sono dei temi per cui non si può, credo dovrebbero arrivare circa 100.000 persone, che sia già tardi, però questa è un po' la mia visione e non delle fonti, perché altrimenti è molto difficile. Però insomma, contezza di quante saranno, fenomeni molto più semplici, non è che le emergenze in questo momento delle grandi misure, mette ancora più a nudo il re, e quindi c'è un po' l'abitudine a non collaborare, persone che difficilmente ritorneranno nel loro paese, questa è un po' la mia, con fondi propri, perché fondi pubblici, una persona che è scappata dal Donbass, non ce n'è, se va bene, appunto in Polonia, perché è scappata anche da Kiev, tanto sanno già dove andare, insomma, l'area di vita, che era l'area del Donbass, riferimento, hanno stimato. Penso anche a una tipologia di persone che dovrebbero arrivare circa 100.000 persone, che erano delle modalità per integrarsi più che per ritornare, azioni e non delle fonti. Quando, insomma, aiutare chi aiuta, contezza di quante saranno, potranno essere presi. Certo, si può in questo momento delle grandi misure. Rispetto al tema della gestione delle emergenze, Covid, che venisse attivata l'equipe psicosociale delle realtà che si occupano di psicologia dell'emergenza, coordinata. È scappata dal Donbass. Evidentemente più efficace, con delle forme di... Visto che purtroppo gli ultimi anni ci hanno davvero insegnato che era l'area del Donbass. Non la struttura per poter iniziare una risposta, ecco. Una tipologia di persone, anche il costo sociale della traumatizzazione, no, delle persone, più che per ritornare, che ci avete detto, e con tutte le difficoltà, e che poi potranno essere presi, certo, si possono a ricostruire la loro vita, e questo poi la gestione delle emergenze a tutti i livelli, quindi anche questa è una complessa, la complessità, ecco. È scappata dal Donbass. Una cosa sempre per quanto riguarda la risposta. Sempre coordinati dall'Alto Commissariato delle... che era l'area del Donbass. E sta andando avanti. Ora, in termini di risposta, le attività... Una tipologia di persone... Quindi, nello specifico, protezione dell'infanzia e... Più che per ritornare. Tra cui anche appunto InterSOS e... potranno essere presi, certo, si possono. Ci sono già dei gruppi di la gestione delle emergenze avranno natura e copriranno settori diverse,
diversi saranno potenzialmente supportate da UNHCR Italia all'interno di un programma di integrazione chiamato Partecipazione. Ed ecco, mi andava di condividere questa notizia perché è molto bella e fa riflettere sul fatto che c'è comunque un sentimento comunitario molto forte di integrazione anche allo stesso momento che sta venendo espresso attraverso forme di associazioni tanto diverse e che sta accadendo mentre parliamo. Quindi molto probabilmente si sentirà nei prossimi mesi parlare anche di un supporto concreto perché molto spesso nello specifico all'interno del programma di integrazione di UNHCR c'è anche finanziamento economico, non quindi supporto solo tecnico all'associazione di rifugiati ucraini che intendono lavorare su diritti di qualsivoglia natura, ma anche economico, per formarsi e per dare poi sostenibilità. E tutto questo viene discusso settimanalmente all'interno dei tavoli di coordinamento fatti dalle Nazioni Unite. Ecco. Grazie. Sono molto d'accordo con Cosimo, credo sia veramente uno scenario da tenere in considerazione, cioè uno scenario un po' più internazionale, un po' più globale, dove anche i paesi terzi, come può essere l'Italia, oltre alla Polonia che è in piena emergenza umanitaria, pure la Polonia, nel senso che la cosa che va detta, vedevo anche oggi il Corriere della Sera, è che proprio a causa, tra virgolette, o grazie all'accoglienza, si sta verificando una crisi umanitaria anche qui, perché comunque l'impatto è stato enorme. E quindi dicevo la parte global, ma poi anche la parte delle persone, no? C'era anche Pier Francesco Maiorino oggi che si aggirava al confine ucraino. Quindi sono persone che cercano anche di capire chi sta facendo cosa, che bisogni ci sono. E quindi sicuramente c'è anche un'attenzione, quindi delle risorse che potranno essere stanziate. Io credo che insomma, chi sta lavorando poi in questo momento può anche fungere da collettore per cercare di in qualche modo convogliare anche la volontà di aiuto che può arrivare, immagino, dall'ordine, dalle associazioni che si occupano di emergenza, ma anche poi come dire, dai colleghi, no? Che hanno voglia di darsi da fare poi nei territori, perché credo che l'accoglienza poi di fatto è capillare, no? Arrivano fino ai piccoli paeselli in cui poi magari non arriva la psicologia dell'emergenza, ma c'è un collega che dice: io sono uno psicoterapeuta, voglio dare una mano, che posso fare, no? Quindi anche semplici linee guida che possano un pochino orientare dentro un coordinamento fatto dall'ordine, che non ho dubbi che lo farà benissimo, come ha fatto anche durante l'emergenza Covid, no? E credo sia importante perché poi le persone hanno bisogno anche di piccole cose, no? Che le possano guidare, lasciando poi libera anche quella spontanea dimensione di aiuto e di mettere in relazione quello che uno è, che è molto bella, no? Quella parte lì non va normata, secondo me. Va normata magari una dimensione un po' più capace di coordinare alcuni interventi e azioni che non faccia sentire anche chi vuole aiutare da solo, no? Aiutare chi aiuta è fondamentale. Ho visto oggi la psicologa che sta lavorando, insomma, anche con noi. E questa persona viene in qualche modo chiamata non solo per dare supporto psicologico, ma per fare banalmente da interprete, perché è molto difficile anche per le persone della protezione civile. Arrivano dei flussi di persone che parlano una lingua che questi non capiscono, e quindi hai davanti una persona che. Insomma, è in fuga da una guerra, ti dice una cosa che tu non riesci ad accogliere. Quindi immagino anche le tante persone che accoglieranno, che avranno un problema anche molto semplice, no? Di persone che gli stanno dicendo delle cose e uno magari vuole essere sicuro di avere più o meno capito che cosa sta arrivando, no? E allora anche attività di mediazione, attività di interpretariato. Ma anche mi viene in mente una cosa su cui stiamo ragionando e che condividiamo con piacere, attivare degli psicologi ucraini da remoto, non necessariamente solo online, perché facendo una prima call internazionale ci sono psicologi ucraini che dagli Stati Uniti sino all'Italia stessa si rendono disponibili perché hanno voglia, in questo momento questo orgoglio ucraino di aiutare la propria gente, no? Adesso la dico male in fretta. È una risorsa incredibile, come ci ricordava Cosimo, associazioni che possono mettersi in gioco e anche
dare una mano seria. Così come le linee guida di Caritas, che anch'io sto guardando perché sono preziosissime, perché ognuno sta facendo una parte preziosa, no? E credo che anche l'ordine possa fare tantissimo da questo punto di vista, perché prima ancora che psicologi siamo esseri umani che possiamo in qualche modo mettere in gioco la parte più bella dell'essere accoglienti, dell'essere solidali, del cercare di capire un po' come poter essere utili. Questo credo che possa avvenire. Assolutamente, no, credo che davvero, insomma, gli esseri umani in queste situazioni, purtroppo perché le situazioni non sono mai belle, però tirino fuori sicuramente la parte migliore, no? E poi questa volontà va naturalmente governata perché poi si ha, come dire, siano energie incanalate nella maniera giusta, insomma, per poter essere utili, no? Perché dicevamo, e Sergio prima lo anticipavano, anche rispetto alla volontà di accoglienza, di rendersi disponibile magari ad accogliere qualcuno, no? Rendersi conto delle complessità che questo implica, previene il fatto che magari a un certo punto questa situazione possa effettivamente diventare problematica, cioè che l'accoglienza stessa si trasformi in un fallimento, che evidentemente è una situazione da evitare il più possibile, considerato che immagino le persone che arrivano beneficino molto anche di un minimo senso di stabilità, considerata che la loro vita, no, è stata evidentemente completamente sradicata e esposta in qualche modo al caso fortemente, no? Quindi davvero, come dire, la spinta va governata, no? La spinta positiva e le energie vanno sicuramente governate. Io non ho più guardato le domande, non so, però mi sembra che non ce ne siano. Sì, io direi anche che possiamo Abbiamo fatto. anche avvicinarci alla chiusura. Ma sono intanto grato, naturalmente, ai nostri relatori. Sono anche grato, devo dire, a chi ci ha seguito. È una situazione. Non so se. Quante altre situazioni, diciamo, di guerra abbiamo avuto occasione di seguire così da vicino? La copertura mediatica naturalmente è fortissima, ma se si utilizzano dei canali ancora un po' più moderni, per esempio Telegram, si ha accesso a una quantità di informazioni anche non particolarmente, diciamo, mediate, video anche di contenuto, diciamo, cruento, nel senso che poi evidentemente ci sono anche immagini piuttosto forti, e che, ripeto, non so se ha dei precedenti, me lo chiedevo. Detto questo, quindi è una situazione che ci colpisce tutti molto e rispetto alla quale forse, come molti hanno sottolineato, bisogna anche cercare di trovare una giusta misura, diciamo, no? Nella vicinanza, no? E quindi dicevo che ringrazio i partecipanti perché mi rendo conto che anche un momento in cui se ne parla tanto e credo che qualcuno possa legittimamente, no, sentire appunto di voler gestire questo flusso informativo che è molto forte. Quindi chi ha partecipato è per me comunque, insomma, un bel segnale di interesse, certamente, anche perché poi questa sera appunto abbiamo voluto che ci fosse una testimonianza, ma una testimonianza su quello che si sta facendo, perché credo sia anche un bel messaggio rispetto alla capacità che gli esseri umani in generale e le organizzazioni che si occupano di questo hanno di dare risposta anche nelle condizioni più difficili e più drammatiche. Quindi grazie molto ai nostri relatori, soprattutto per il lavoro che fanno, che stanno facendo, e alle loro organizzazioni di appartenenza. Naturalmente questa sera è anche l'occasione per sottolineare che ci sono sempre delle raccolte fondi aperte e che questa è evidentemente un'occasione per poter fare delle donazioni
nei casi appunto delle organizzazioni già impegnate sul territorio sono donazioni che vanno proprio ad alimentare, mi sembra, una modalità virtuosa di utilizzare il denaro, perché si inseriscono appunto in contesti organizzati che sanno come impiegare bene le risorse. Ecco, non so se voi volete dire qualcosa, io altrimenti credo di aver detto più o meno, insomma, Mariella, anche tu se vuoi aggiungere. No, io non ho niente da aggiungere se non ringraziare anch'io i relatori e lascerei a loro eventualmente ancora un po' di spazio se vogliono aggiungere qualcosa, ecco. Ci terrei particolarmente a ringraziarvi per aver ospitato InterSOS questa sera, davvero, e ringrazio tutti e tutte le persone che sono collegate. E giusto una nota, sì, la raccolta fondi di InterSOS è aperta, se volete partecipare, e attraverso il sito web ufficiale di InterSOS trovate tutte le informazioni specifiche. Grazie. Grazie. Anch'io ringrazio, saluto, credo che la stanchezza ormai abbia, insomma, coinvolto tutti noi. Io rilancio invece il sito rispetto alle informazioni che cambiano e la possibilità anche appunto di impegnarsi nelle varie attività sul territorio a Milano, in tutte, diciamo, tutte le cose che abbiamo raccontato prima, ecco, per cui certo i fondi, ma c'è anche questa opportunità, perché possiamo essere anche noi risorsa se accompagnata adeguatamente e se di supporto appunto alle persone che accoglieremo. Grazie. Se Damiano non vuole aggiungere nulla. No, volevo anch'io ringraziare assolutamente per questo spazio prezioso e dire anch'io che abbiamo attivato una raccolta fondi per prevalentemente l'acquisto di farmaci per continuare ad approvvigionare ospedali pediatrici in Ucraina. E che stiamo cercando appunto di comprendere se all'interno di questo tavolo di emergenza, questo comitato di emergenza creato dalla Regione Lombardia, se e come inserire la componente di supporto psicologico. Quindi credo che poi questa dimensione un po' più di relazione, ecco, in atto, appunto Bertolaso è uno dei membri del tavolo, Zoli, Diareu ugualmente, quindi stiamo un po' capendo con loro, visto che ci lavoriamo, che tipo di supporto dare. Siamo in contatto appunto con la presidente dell'ordine degli psicologi, quindi credo che, come dire, poi se ci sarà qualche possibilità di intervento anche istituzionale, credo sia preziosa, perché così, visto che siamo all'interno dell'ordine degli psicologi della Lombardia, la Regione Lombardia è stata comunque una delle prime ad attivarsi per il trasporto ed è stata anche un po' un modello per altri paesi. E credo che sempre più il ruolo dello psicologo sia un ruolo estremamente prezioso, perché riesce ad essere un ponte tra tante professionalità che si attivano anche nell'emergenza, e un ponte prezioso perché riesce a tenere a mente, se pensiamo al trasferimento di persone dall'Ucraina alla Polonia all'Italia, avere come dire, degli psicologi in Ucraina, in Polonia, in Italia, che possono in qualche modo tenere a mente che queste persone stanno facendo un passaggio e restituirlo nella relazione, nei diversi punti di accesso, credo sia molto importante. Quindi, come il Covid ha dimostrato l'importanza insomma, sanitaria di questo intervento, anche questa emergenza lo sta mostrando. Quindi, insomma, credo sia un ruolo molto importante proprio nella dimensione, come ci si ricordava prima, anche di cura, poi dei traumi che queste persone avranno. Grazie. Speriamo davvero, ecco, di riuscire anche a costruire una migliore capacità di risposta da questo punto di vista, ecco. Sicuramente io credo che davvero debba essere un po' uno dei nostri obiettivi.
Grazie ancora davvero a tutti. Grazie. Io mi piacerebbe naturalmente che questa situazione si risolvesse domani. Non mi sembra che ci siano le premesse per poter pensare che sia realistico. Quindi non so se magari ci saranno altre occasioni di incontro, eventualmente le costruiremo. Per il momento mi fa piacere, ecco, aver dato questo spazio, insomma, per dare alle persone anche un po' di informazioni che arrivano dal campo. Quindi grazie a tutti, relatori e partecipanti, e do la buonanotte a tutti, diciamo, a nome dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Buonanotte, arrivederci. Ciao, buonanotte. Arrivederci. Ciao, buonanotte. Arrivederci. Ciao. Buonanotte. Grazie ancora.